Centro Orafo Pistoiese presenta Notte di Gioie. Signore e signori, Serena Magnanensi! Grazie, l'applauso per gli Sky Blue e Daniele Narducci! Grazie! Grazie ragazzi, grazie mille! E allora non potevamo che iniziare con questo brano oro ad aprire la nostra serata Notte di Gioie, edizione 2013, una serata diciamo che il... Scusa. I veri presentatori siamo noi, vieni Emiliano. No, fermi una, no, raga, allora avevamo detto una buonasera, cosa. Buonasera, Pistoia, buona la Magnanensi. No, allora ragazzi. Un applauso alla Magnanensi. Buonissima bestia. Allora, sì. Io avevo Emiliano. Detto, preferirei, scusa Emiliano. Bella, aspetta, c'ho da salutare. Io avevo detto, bella, preferirei bella, che l'intervento bella. Vostro l'intervento fosse stato più tardi. Perché all'inizio... No. Io volevo iniziare in una maniera elegante, lo sapete che ma sono... Ma com'è inzecchita cioè, la Magnanensi? Ma che gliene frega a loro, ma scusa. Mangio più nulla. Allora signorina... Sì, no, allora, no, intanto non allora, parliamo tutti insieme. No, Emiliano, allora. Per favore, fai parlare prima lei, ecco, perché allora. Così si accavalla la signorina. Accavalliamola. No, ma... Allora ragazzi, sì. Siamo a Pistoia, che è la mia città, ci tengo in modo particolare a fare una bella figura, poi lo sapete, la serata organizzata dal Centro Orafo, che è un'azienda alla quale io tengo in modo particolare, quindi sì. Per cortesia, io e vorrei... lei di orafi se ne intende? No, non mi ha intendo. Girato tutti gli orafi di tutta la Toscana. Ma non è vero. È vero, è ma famosa. Non è vero, è famosa, non è vero. Ha girato non è... tutti gli orafi. Dove sono? Intanto, guarda, c'è Andrea e Leandro, insomma, del Centro Orafo. Questi ci sono due quindi... che ha girato la serie. No, sì, glielo dico io. Orafi, buttatevi sulla Magnanensi. Ma no, infatti. Allora, signorina, senta, sì. Allora, mi faccia sì. Esprimere perché io gli voglio dimostrare che qui non c'è un imbecille. Siamo un tre, uno, due e tre. No, intanto no, io, scusa. Mi sei voluta venire sui no, io sono venuta a venire perché sarebbe tre. Il mio ruolo questo. Allora, gli possiamo far vedere un pezzo? Vai. Fatemi vedere un pezzo. No! Cosa fai? Gli fa vedere un pezzo, un pezzo tranquillo. Artistico. Ecco, un pezzo artistico. Me lo dipingo. Ma cosa? Ah, è artistico. Ma siamo venuti a Pistoia per fare un pezzo elegante, lo vedi? Ah, gli metto la cravatta. A chi è? Ah, il no, pezzo. Non fa gesti. Non fa gesti, la non cravatta. Non fare gesti. Senta, signorina, insomma, si fa partire questa serata, Serena! Sì Perché c'è un problema. E ce n'è anche due di l'ho problemi. L'ho lasciato dietro i backstage. Dai! No. C'era quella... scusate, no, scusate, avevamo no. Detto no, beh, invece allora, ragazzi, è un problema perché c'è la signorina dietro, la costumista mi deve aver preso. Avevamo no. Detto, facciamo partire bene questa serata. E invece mai... l'è partita male perché me l'hanno bella rubata. Ragazzi, dopo ve lo tiro se lo ma ritrovo. No, basta. Basta, veramente. Però guarda, dopo ragazzi. Ci promette ce lo fa fare un pezzo dopo. Io dove vi faccio fare un pezzo? Purché non ci siano parolacce, doppi sensi, è una serata ci mancherebbe altro, noi non siamo volgari, noi fra ecco. L'altro quelli volgari si mandano tutti a fare. Dai. No, basta. Garantisco io per lui, tra l'altro abitava di fronte a casa mia e il suo nonno lo diceva sempre, in questa casa in quanto a educazione... Si va in culo a parecchio. No. No. Diceva. Lo diceva. Vabbè, dai, lo diceva. Beh, guarda, lo so anche dopo, lei. Dopo. Io bella. Direi che... dove vai? Vuoi baciare... Chi? Me l'ha promessa l'orafa. Ma che la l'orafa? Lasciamo lei l'orafa, mamma. Guarda, veramente. Io, ragazzi, ti prego, te lo chiedo in ginocchio. Sì, prova. No. Guarda, io te lo do anche se non tutto mi metto in ginocchio. Basta, ve ne volete andare. Guardi, io glielo darei per un'ora, guardi. Ma io gliene darei anche per mezz'ora. No, io, vabbè. Si può andare? Sì, io direi però dopo sì. Fai il pezzo, Dopo fate il pezzo. Allora si va a prepararci, poi si fa il pezzo. Ma preparatevi bene. Grazie, buonasera. Ci vediamo più tardi, gemelli siamesi. Vai. Bella lei. Dai. Si cozza. Allora, ci riprovo a partire in maniera seria. Intanto, veramente, vogliamo ringraziare il Centro Orafo perché ha regalato a tutti i suoi clienti, e vedo che siete tanti, ma non solo, devo dire, alla città intera, un bellissimo spettacolo pieno di sorprese, musica, divertimento, arte, insomma, davvero di altissimo livello. Vorrei ringraziare per questo, oltre al Centro Orafo, il Comune di Pistoia, il Sindaco Samuele Bertinelli, credo ci sia anche l'assessore, eccola Elena Becheri, grazie assessore della sua presenza e porti i nostri ringraziamenti anche a Eugenia Bartoletti perché è stata veramente impagabile in questa nostra fase di organizzazione. Volevo ringraziare anche tutti coloro che hanno contribuito insieme al Centro Orafo per la realizzazione di questa serata. Gli sponsor sono tanti, li vedrete poi sul nostro cartellone, però vorrei ringraziare quelli che sono un po' i partner di Centro Orafo da sempre, quindi grazie a Morellato
Philip Watch, Sector, Chimento, Eva Di e Genesia, in modo particolare Chimento, visto che stasera indosso dei gioielli che non vedo, ma il centro orafo mi regalerà. Dov'è il centro orafo? Sì, benissimo, mi regalerà, quindi gioielli Chimento. Dicevo, serata anche musicale, quindi noi iniziamo proprio con musica e poesia, perché no, e chiamiamo sul palco Anna Pacini e Giorgio Albiani, che sono due artisti straordinari, toscani doc. Ciao Serena, buonasera, bentrovati. Voce e chitarra classica. Anna è pratese, giusto? Sì. Mentre il chitarrista è di Arezzo, se non sbaglio, e ci regalano un brano, accomodatevi intanto, un brano tratto dal loro ultimo CD. Io intanto vi faccio ascoltare il brano e poi, se sei d'accordo, Anna, magari diamo qualche informazione in più. E allora io vi lascio in compagnia di Anna Pacini e Giorgio Albiani con Io non ti conosco, amore. Grazie.
Grazie. Voce straordinaria. Grazie, Anna Serena. Pacini. Grazie. Adesso, ecco, Giorgio Albiani, non è che solo che le donne normalmente devono avere l'applauso principale, che non abbiamo sentito bene, quindi vorrei sentirlo grazie più forte da tutta la piazza. Il maestro Giorgio Albiani. Allora, ragazzi, io ho detto che questo è un singolo tratto dal vostro ultimo lavoro, sì, si può dire così, dal titolo? Opera, se avessi fortuna, ma anche se non l'avessi. Ma anche se non l'avessi, ma che è fondamentale. E lo troviamo già in vendita, in uscita? Lo trovate online, su iTunes e su Amazon. E poi, oltretutto, ci potete seguire sul nostro canale YouTube, cliccando Anna Pacini e Giorgio Albiani. E noi lo faremo. Grazie, grazie per questa anticipazione. Grazie, grazie ragazzi. Ciao. Grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie, Serena. Allora, grandi ospiti, abbiamo iniziato alla grande e continuiamo, lo facciamo con un volto noto. Lo abbiamo visto e applaudito a Zelig, ma lo abbiamo visto e applaudito anche ai migliori anni in compagnia di Carlo Conti. Insomma, è il numero uno ed è qua con noi Dado! Opa. Ma che piacere averti qua! Ciao. Guarda, ciao, guarda che piazza meravigliosa che ci regaliamo. Ah, pure la zanzara. Vabbè, ora. Hai visto quanti sono? Sì, sono tantissimi, anche in fondo. Ma io mi preoccupo, stanno lontano, ma sentono lo stesso? Sentite sulle gradinate, sì. Sì. Ha detto sì. Non ho sentito. Non so io che allora che non sento loro. Vabbè. Buonasera a tutti, come state? Bene, oggi è una bella giornata, insomma, eh? Bella serata, bella temperatura, eh? Allora, io sì. Non so se... Io ti qui spiego, questa è una serata sì organizzata dal Centro Orafo Pistoiese, che è una grande azienda del nostro territorio, e ha regalato questa serata a tutti i clienti, ma diciamo alla città in generale. Ah, il conosci il Centro Orafo? Come no? Sono il Centro Orafo è quello che compra oro, rivende... Il Centro Orafo è una gioielleria, occhio perché sono presenti. No, sì, lo sì, dico. Ma no, okay, ma li conosco, ma sono famosi in tutto il mondo. Ora vabbè, ora loro, soprattutto in un periodo di crisi, uno va dalla nonna, gli stacca il dente no e lo no porta a squagliare. No, il no Centro Orafo valuta. A proposito, mia nonna, sì, che ha una certa età, sì, ha un paio di denti d'oro laccati, no? Adesso non so chi sono, così no, guarda, sono Andrea e Leandro che li vedo lì. Ecco, ciao ragazzi. Andrea, lo vedo, allora, Leandro, quel ragazzo lì no, davanti. Allora, lasciamo sta la nonna. Sì. Lasciamo pensiamo ardente, fatemi no un preventivo così. Poi se mi rivalutate la nonna a un certo prezzo, poi la consideriamo no pure. Io ve la porto, che succede? No, non succede niente. Scusa. Se può squagliare il dente senza squagliare la nonna, senza toccare la nonna, perché ma poi in famiglia sì potrebbero incazzarsi. No. Qualcuno dice così, sì, si può fare. Io no, ti vorrei okay dire, come stavo tentando di dire tutta la sera, è una serata di un certo livello, alla fine addirittura, anzi non l'ho detto, ci sarà un'estrazione, quindi rimanete qua. Allora vado a prendere la nonna. Ma no, l'estrazione del dente, vado subito. L'estrazione di un diamante. Ah, no, del diamante. Ah, per quello c'è mia cugina, che ce n'ha uno incastonato qua. No, vabbè, continuo. Però il padre l'hanno licenziato, secondo me è il caso di estrarre pure lei. Bisogna arrotondare, fare, visto che qui c'è Mamma Strozzo. Chi è Mamma Strozzo? Il Monte dei Paschi no, di Siena. No, Dado, ti prego. No? Sì. E come si chiama? Cazzo, come la chiamate voi? Scusate. No! Ah, ok. No, ma siete parenti con gli orafi? Ma no, lascia stare, che tra l'altro è una famiglia rispettabilissima, una in particolare la conosco molto bene, quindi ti pregherei... Perché lo conosci molto bene? Perché se uno dice perché lo conosci? Perché lei è pistoiese, quindi sì immagino tra sai, si conoscono tutti, anche da bambini. Perché lo conosci molto ma bene? Ma perché lo conosco? Ma che ti importa a te? Lo conosco molto bene. Dimmelo te, perché di la verità. A che età vi siete? Tanto tempo fa. Tanto 30 anni? 3 anni fa? Ma che 3 anni fa? Ma che dici, disgraziato? 3 anni fa? Ma la possiamo smettere, però ci sono 2000 persone in piazza, ma senti, io l'ho vista in camerino. No, e devo farti i complimenti. Dai, perché... Dado, guarda.
Perché veramente sotto lo scafandro c'è c'è una linea, mamma mia, ma proprio con la... Ma non ce n'è un altro da chiamare su di ricambio, no? Ha una silhouette con delle cose, altro che vita in diretta. Io ho fatto 5 minuti in direttissima, l'ho visto dallo spioncino del camerino. Ma fatemi capire una cosa, tutti i comici di stasera hanno pezzi su di me, no, per saperlo. No, anche su De Loro, se voglio. Ragazzi, ma io voglio sapere una cosa, voi sapete quali sono le regole dello spettacolo? Perché sai, è brutto quando il presentatore deve chiedere gli applausi, deve dire. Voi le sapete le cose oppure siete così occasionali, non lo fate di professione il pubblico? Perché noi lo facciamo di professione, vi dico due o tre cose, proprio. Allora, c'è l'applauso, poi c'è lo scalpitio coi piedi che battono per terra, poi c'è la ola. Poi c'è il lancio del reggiseno. Questo? Sì, dove? Il lancio di quando arriva l'artista famoso, lancio del reggiseno. Io vi prego, per quelle più precise, di fare il lancio del reggiseno col numero di telefono scritto. Quelle ancora più precise mandano il telefono col numero del reggiseno. A me va bene lo stesso. E poi c'è il gesto che tutti devono fare. Allora, quando l'artista fa così, in tutto il mondo... Sì. Questo gesto significa love nel linguaggio dei sordomuti, va bene? Quindi l'artista fa yeah e tutto il mondo risponde yeah. Mo stiamo a Pistoia, non so se è una... Ma perché no? Certo che proviamo. Sì. Allora, vai, è una domanda, se ci fai caso faccio yeah e punto interrogativo, senti? Yeah, che sarebbe... Che volemo fare? Capito? Certo. Me lo chiedo proprio, infatti. E voi rispondete col punto esclamativo, che è yeah. Senti la differenza. Yeah, interrogativo. Certo. Esclamativo, yeah. Proviamo, anche le gradinate, direi. Proviamo. Vediamo che succede. Voglio vedere. Yeah! Se la serata viene fatta come voi avete fatto questo momento, viene una merda, ve lo devo dire prima. Dai! Come voi fate il pubblico, va bene? Dovete applicarvi leggermente di più. Lo faccio l'ultima volta, per chi non l'ha capito, questo gesto nel linguaggio dei sordomuti significa amore, nel linguaggio dei camionisti significa amore ma con un terzo. Tu adesso lascia stare i camionisti, ecco. E concentrati sull'amore, perché con una che si chiama Serena è proprio la cosa più bella del mondo. Esci con una che si chiama Serena. Dai. È già la serata è fatta. Ma perché? Perché se esci una che si chiama Perplessa o Indecisa, allora già esci con Serena, il 50% della serata ti chiami Serena, l'altro 50%, però... se no esco con Indecisa e poi ci penso io a convincerla, quindi dimo subito. Vabbè, comunque facciamo, l'ultima volta, anche tu, dai, fallo... Io sono interrogativo e interrogativo, siamo... Ok. Tu falla quelli di là e io faccio questi frontali, così, va bene? Sì, okay. Yeah. Sono abituata io. Come sei abituata? No, la vita in diretta noi facciamo... Ma mi ha detto lui, ti ha lasciato questo motivo? Vabbè, proviamo. Yeah! Yeah! La serata potrebbe cambiare da così a così. Ci vediamo dopo, buon proseguimento. Grazie. Nelle mani di Serena. Ciao. Grazie, Dado. Io spererei di andare in un momento più tranquillo, almeno per quanto mi riguarda, ma leggendo la scaletta credo proprio che stasera non mi andrà per niente bene. Signore e signori, Graziano Salvadori. Cioè, posso dire di male in peggio? Buonasera. O è buonasera. Brutto? Ciao. Come stai? Sì. Grazie. Bene. Ti trovo abbronzato? Sì. Veramente, vi prego. Io l'avevo detto, non li mettiamo tutti e tre in fila. L'avevo detto. Tutte e tre in fila ti danno noia. Immaginavo che dessero fastidio. Allora. Vogliamo parlare di una bella cosa? Sì. No, parliamo di una bella cosa. Vai. Che ti riguarda, sì? E che riguarda anche in parte il Centro Orafo. Perché riguarda anche il Centro Orafo. Soprattutto il Centro Orafo, perché sta per uscire un tuo nuovo film. Il mio nuovo, l'unico, ho fatto uno, cioè anche un film. Il film. Che poi in realtà sono due, che è il primo e l'ultimo. Ok. E questo film è stato realizzato grazie a degli sponsor, fra i quali appunto il Centro Orafo, al quale voi tributerete un applauso incredibile.
Eh? Centro Ora, poi ci sono altri sponsor, NGM che è uno dei principali, poi Intergomma Service, insomma, i film purtroppo in Italia oggi, se non hai un nome come non ho io, devi farlo con gli sponsor. Esce il 26 settembre, alla faccia di chi ha detto che non usciva. Ok. E ci godo a bestia. No, esce il 26 settembre, e quindi è 3 giorni dopo il mio compleanno. Lo volevano far uscire prima, però poi ho detto, siccome io mi ammazzo subito dopo... Aspettiamo di compiere l'anno, giustamente gli anni vanno compiuti. Abbiamo un trailer da abbiamo far il vedere. Trailer, lo vogliamo il vedere trailer, insieme? Sì, guardiamolo insieme. Fidanzati. Le tue parole non bastano, perché io non dimentico. Puoi riprenderle una ad una ed andare via. L'ha letto? Sì. No, io con lui. E perché io anch'io? Con lui anche te? No, con lei. Ho avuto una paura di te. Scusi, abbia pazienza, ma il vetro? 20 euro ho detto, il vetro ti tengo insaponato, non che te lo lavavo. Lo sai benissimo, la legge italiana non consente a noi diversi di avere un matrimonio, di avere una vita normale, felice. Non si fa la sauna, no, non, fai male. Non la fai la sauna. Pensando a quello che ha detto Mara stamani, non è male, eh? Io mi sposo con te o con lui e te ti sposi con lui o con lui. Ma se noi non le avessimo detto niente? Avrei celebrato il vostro matrimonio tranquillamente. Ho capito. Ragazza. Quindi? Chiaro, marito e moglie. E allora viva gli sposi! Senti come scalcia. Suppongo che loro siano le vostre mogli. Diciamo di sì. Io a lui ho gli flosci. Facciamo no, a noi. Quello no! Te devi aprire gli occhi. Apri gli occhi. Oddio. Ah, mi fai la foto? Che foto? Non c'è campo, Maremmo. Pensavo che fosse gay. Un bambino sarebbe bellino, eh? Sarebbe stato facile. Un film di Graziano Salvadori al cinema. Beh, abbiamo riconosciuto anche tanti bravi attori. E qui vediamo delle... possiamo vederle, delle scene girate al Centro Orafo? Sì, queste sono scene del Centro Orafo. Ecco, ci sono anche degli attori inutili, tipo Andrea. No, nel senso che ci abbiamo messo, c'era. E qui c'è Alessandro Paci, Cristina De Pin, e stiamo facendo questa scena dove vanno a scegliere le fedi. Poi vi spiego un attimino di cosa parla il film. Abbiamo intuito, eh? Avete intuito? Sì, abbiamo intuito, però. Cosa? No. Però lo spieghi. Non mi guardare male, Graziano, non mi guardare male. Lo sai che io scherzo. Sì, lo so. Ok. Vabbè, questo è alcune... Allora, mentre vanno, dunque, il film si intitola Sarebbe stato facile. È la storia di 4 amici, 2 uomini e 2 donne, che vivono in un paesino. Perché vivono in un paesino? Perché se l'ambientavi a Roma, a Milano o anche a Pistoia non poteva essere fatto. C'è una scena, tra l'altro, bellissima nel film di Pistoia, dove si vede queste ragazze che si abbracciano. E sono 4 amici gay da sempre e vivono in un paesino. Ora, voi sapete che se uno vive a Roma ed è gay... Ne frega niente a nessuno. Se vivi in un paesino e sei gay, sei rovinato perché ti prendono in giro dalla mattina alla sera. Allora loro fanno finta di essere 2 coppie, uomo-donna, e vivono così, fingendo fin da quando sono bambini. Viene in mente di avere un figlio, è impossibile avere figli, sapete, per una legge in Italia, ma anche in molte parti del mondo dove non consentono agli omosessuali di avere una famiglia, che è la cosa più importante, è anche un figlio, e loro aggirano la legge, essendo italiani, aggirano la legge e riusciranno, forse, nel loro intento. Ora, perché ho scritto questo? Perché, intanto perché questa omofobia nel 2013 dovrebbe finire, no? Cioè ormai siamo a livelli basta, no? Con questa storia che se uno è gay viene ghettizzato. E soprattutto, e mi ci metto anch'io, perché noi uomini abbiamo un cervellino abbastanza piccolo. Ora, cosa succede? Mettete che io e Andrea, del Centro Orafo, andiamo a Roma, la mattina ci fermiamo a un bar a prendere un caffè, il barista, visibilmente gay, viene da noi e ci dice «Caffè, sì, corretto?» E fai «No, normale». Poi appena si esce, la prima frase che diremmo è questa «Oh, a questo bar qui non ci si ferma più, perché chissà quanta roba ha toccato prima e faccio il caffè a noi, è normale».
Al ritorno ci fermiamo in un bar dove troviamo una ragazza, tipo Serena, molto più provocante, con uno scollo fino a qui e uno scoscio fino a qui, bella come lei, che si avvicina e ti dice: caffè? Sì, corretto o normale? Te fai come ti pare. Quando esci, la prima cosa che i cervelli umani degli uomini, che sono veramente piccoli, si dicono è questa: oh, la prossima volta ci si riferma qui, eh. Ora, potenzialmente, fra i due, chi avrà toccato più roba? Eppure noi ci fermiamo da quella parte lì. Questo è uno dei motivi. E comunque è un film, credo sia il primo film toscano senza parolacce, non ci sono parolacce dentro. Gli interpreti sono, a parte me, dice: perché te hai fatto regista? Perché, allora, l'ho scritto, ho fatto regista e ho fatto anche l'attore. Perché? Perché quell'altro mi chiamano. E allora ho detto: me lo fa da me. E l'ho fatto da me. E ce l'ho fatta, esce il 26. Grazie, vi amo. Madonna, mi voglio bene. Allora, Nicky Giustini, compagno di una vita mia, proprio compagno vero, perché siamo cresciuti insieme artisticamente e credo di, insomma, anche i rapporti sessuali. Katia Beni, grandissima attrice. Beatrice Maestrini, nuova come attrice, ma veramente molto bella e anche entrata nella parte molto bene. Poi, Novello Novelli, che è una delle colonne portanti di tutto il film. Poi Forconi, Alessandro Paci, Cristina De Pin, insomma è un film dove ci sono molti toscani. Non ci sono nomi grossi che io avevo chiamato e che hanno dato forfè. Hanno detto: non si può venire, chi ci aveva una serata, chi mi ha detto: va bene, vengo ma mi riprendi di spalle, giuro. Sì, c'è stato uno che mi ha detto: io vengo però mi riprendi di spalle, non posso essere in titoli di testa né in quelli di coda. Io ho detto: fa nosa, sta a casina, tu risparmi anche la benzina, cioè non c'è il mio problema. E allora, voi non andate a vedere questo film se pensate a trovarci dei nomi grossi. Andateci perché è un film completamente diverso, anche come insomma, una storia insomma, un po' particolare. Andateci perché io poi devo rendere soldi. Anche al Centro Orafo, a NGM, devo ringraziare tantissime persone. Pistoia è stata fantastica, abbiamo fatto una settimana qua a Pistoia, abbiamo usato questa piazza, abbiamo usato il comune, abbiamo fatto anche un video che poi andrà a seguito del film con Maurizio Solieri. Insomma, io mi raccomando, andate a vedere Pistoia, abbiamo fatto una scena qui nella piazza, è una delle più belle del film perché ci sono queste due ragazze che sognano di sposarsi e di poter girare tranquillamente per le città. Perché voi sapete che se lei va a giro con una sua amica mano nella mano, la gente pensa: andranno a un bagno. Che le donne vanno sempre in bagno mano nella mano, no? Ma se vado io con mio amico mano nella mano, c'è qualcuno che fa e non va bene. Allora, siccome deve finire, questo film spera di far finire questo. Se va bene questo film, se ne fa un altro. E chissà che quelli volevano essere ripresi di spalle, un vengano a farsi riprendere di viso. Però può darsi che la telecamera un parta quella sera. Allora, grande. Volevo ringraziarvi a bestia. Ringraziare veramente il Centro Orafo, Roberto Viparelli, che mi ha aiutato in tutta l'organizzazione, non solo a Pistoia ma anche tutto il resto della Toscana. Ricordiamo la data di uscita. E blognotizie.it, Centro Orafo, la data di uscita è il 26 settembre alle 9, penso. Però, veramente, c'è bisogno per noi, e per noi intendo anche i nostri amici siamesi lì, che i gemelli siamesi, c'è bisogno veramente di poter uscire un attimino fuori dalla Toscana e farsi conoscere. Noi abbiamo una delle più belle regioni e uno dei più bei posti e pubblico fantastico in Toscana, nessuno, anzi hanno dato tutti una mano, quindi cerchiamo veramente di farci valere e smettiamola con questa storia, gemelli, tanto noi se ne può parlare tranquillamente, smettiamola con questa storia che siamo gelosi gli uni degli altri, abbiamo rotto i coglioni con questa storia. La Toscana c'è il campanilismo, benissimo, però ora basta con la gelosia. Io, gemelli, il prossimo film, tanto lo fo, vi chiamo. Allora, appuntamento al 26 settembre. Grazie a Graziano Salvatori. Grazie a voi, grazie. Ciao, grazie. Grazie, Centro Orafo. Grazie.